un tandem tra scrittura e teatro, quello che si è svolto il 21 marzo all'Abigliano di Bari. Il tema, la violenza sulle donne, quella che, senza arrivare al femminicidio, lede profondamente l'anima ed offende il corpo delle vittime. Patrizia Rossini, scrittrice e dirigente scolastico, ha presentato il suo ultimo libro, Punti a capo, In nome dell'amore, storia di Nina, dall'infanzia alla maturità. Un viaggio doloroso e costellato di violenza, verso una meta di speranza e di rinascita. Chi è capace crea un sincronismo e un equilibrio tale da riuscire a schivare i colpi con grande maestria. Ma ci sono giorni in cui cause esterne inquinano la traiettoria di quei coltelli e tu non riesci più a calcolare tempi e luoghi e rimani smarrito, incerto sul da farsi, incapace di muoverti e il danno che l'incertezza di quella frazione di secondo crea è determinante. Abbiamo intervistato per Edo Web TV l'autrice che ci ha parlato dei suoi libri e dell'importanza della scuola e della cultura riguardo alle tematiche femminili. Il libro parla della storia di Nina dall'età di 2 anni sino all'età di 45 anni. E vengono raccontate tutte le violenze che questa donna subisce, vari tipi di violenze, a cominciare dalle violenze nella famiglia d'origine. Tutti a capo In nome dell'amore, perché tutte queste violenze vengono perpetrate perché si crede che ci sia questo sentimento che in realtà non è amore. È un punto a capo In nome dell'amore perché si conclude con una storia invece positiva e quindi in nome di un amore vero. Il libro è stato presentato più volte, soprattutto nelle scuole in questo momento, perché ritengo che la cultura debba nascere proprio nella scuola, ovviamente, ma cultura a livello non soltanto di didattica, ma proprio di cultura personale. E cambiare la società e quindi cambiare quella che è la nostra cultura nell'idea di uomo, di donna, quindi nel genere, sicuramente parte dalla scuola. Questo è il mio terzo libro. Il primo libro racconta invece una storia autobiografica, scritto 8 anni fa, e la storia è la mia storia, un'esperienza di tumore superata in un certo modo, e che adesso diventa uno spettacolo teatrale. Quindi il 3 aprile, quindi a breve, avremo la possibilità di vedere la prima di questo spettacolo che si intitola Travolta da uno tsunami. La serata è proseguita con lo spettacolo teatrale Garage di Marco Zannoni e regia di Lello Serrao. Lo stupro di una 17enne da parte di 5 ragazzi di un condominio borghese è l'innesco di un gioco al massacro morale tra i loro genitori, reticenti in difesa dei figli e così complici di un reato ignobile pur di salvare la loro e la propria reputazione. Alle regole morali si sostituiscono la menzogna, l'indifferenza, il razzismo etnico e sessuale e la risoluzione di ogni problema con l'uso del denaro. Tanti gli elementi di discussione che il tema offre agli spettatori e nel finale sorprendente il dramma svela una verità inaspettata dietro le maschere dei protagonisti. Cosa, noi avevamo deciso di non prenderci applausi su questo spettacolo per il tema che avevamo trattato, però poi ci siamo resi conto anche che in fondo questo è il nostro lavoro e viviamo anche di questo, però uno ve lo chiediamo in particolare a tutte le donne offese.